Fano ha accolto con grande partecipazione e attenzione alla preziosa testimonianza di Marika Kaufmann, moglie di Shlomo Venezia, sopravvissuto ad Auschwitz e membro del Sonderkommando al crematorio di Birkenau. La sua visita alla città della fortuna si è conclusa con la deposizione di una corona d'alloro alla lapide posta all'ingresso della residenza municipale, dedicata ai superstiti dei campi nazisti che furono ospitati per 3 anni a Fano, dove trovarono generosità e accoglienza. Proprio la memoria, infatti, è il filo conduttore degli appuntamenti promossi dal Comune di Fano per non dimenticare. Le iniziative hanno preso il via lunedì alla Mediateca Montanari, dove Marika è stata accolta da una sala aggrimita e silenziosa di insegnanti, studenti e rappresentanti delle istituzioni. Con voce bassa ed estrema lucidità ha raccontato la storia di suo marito, dall'infanzia alla deportazione in massa degli ebrei, dall'allontanamento dai suoi cari una volta arrivato ad Auschwitz, al lavoro nel forno crematorio, da quel numero tatuato sul braccio alla voglia di vivere ad ogni costo. Con dovizia di particolari ha spiegato come trascorrevano le giornate prigionieri tra il freddo pungente, il cibo scarso e il lavoro massacrante, sempre con la paura della morte che attanagliava ogni istante, fino a quel 6 maggio 1945, quando Shlomo fu liberato dagli americani in Austria. Un racconto secco, intenso, a tratti spietato, che non lasciava quasi trasparire emozioni, perché Marika non vuole impietosire nessuno, ma solo mantenere viva la memoria di suo marito. Così come ha fatto anche oggi durante una seduta monotematica del Consiglio Comunale, dedicata al giorno della memoria, e che per l'occasione si è svolta nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, alla presenza di autorità civili e militari e di decine di alunni delle scuole superiori fanesi. Purtroppo i genitori di questi ragazzi non sanno nulla, non per colpa loro, ma perché a scuola non se ne parlava. I miei figli, che hanno più di 50 anni tutte e tre, a scuola sì, Primo Levi un pochino e il diario di Anna Frank, però non si parlava di Shoah come adesso. Professori non erano neanche all'altezza, non sapevano, i genitori non sanno. Il nostro vescovo ieri ha detto che bisogna far sì che quello che è successo non accada più. Ecco, quindi secondo lei che cosa si può fare per evitare tutto questo? Di stare attenti e di non lasciare che parlino male di una cosa che non conoscono. Perché se io non dico che io sono ebrea, dove vede lei che io sono ebrea? Io sono una cittadina italiana, punto. Quando l'anno scorso il Papa Ratzinger, 2 anni fa, Ratzinger venne in sinagoga, lo storico è andato a riceverlo dietro la piazza 16 ottobre, ha detto padre, santità, non so bene come l'ha appellato, qui sono stati deportati 1023 cittadini italiani il 16 ottobre 1943, questo capire che si è cittadini, non importa se poi uno è cristiano, è cattolico o è musulmano, però che deve stare nelle regole. Questo è. Io rispetto voi, voi rispettate me. Per commemorare le vittime dell'Olocausto alla Mediateca Montanari di Fano, mercoledì 27 alle ore 18, verrà presentato il libro Pop Shoah, immaginari dello sterminio ebraico, mentre fino a giovedì rimarrà allestita una mostra di documenti fotografici ed archivio. Un'occasione quindi importantissima per la nostra città, per la nostra comunità e un'occasione soprattutto per essere coerenti con quello che era il dettato di Primo Levi: quando non è possibile comprendere è necessario però conoscere, e quello che noi molto umilmente in questi 3 giorni stiamo provando a proporre alla città è esattamente questo: conoscere la pagina più buia del Novecento e impedire che si possa in qualche modo ripetere nel futuro.